Ben ritrovate, oggi vi proponiamo il terzo intervento all'incontro organizzato dai cinque sindacati rappresentativi, CGL, CISL, UIL, SNAS e GILDA. Laura Marsilio, FLI, sottolinea che si è perso tempo per incardinare DDL perché non si è seguito l'unico metodo giusto, cioè la concertazione con la categoria e le parti sociali. Intervengo a nome di Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni mi ha appena nominato capo del Dipartimento Scuola del partito che abbiamo istituito a fronte di un innamoramento quasi, un impegno che ho avuto l'opportunità di seguire nel mondo della scuola quando ho diretto l'assessorato alla scuola di Roma. È un'epoca molto difficile dove io pensai di dare un segnale di come intendevo la scuola, forse cercando indirettamente di fare anche il contrario di quello che stava avvenendo, raddoppiare i progetti nelle scuole, dare un ruolo, applicare il decreto 112, dando un ruolo agli enti locali nella qualificazione dell'offerta formativa, che per esempio è un tema non toccato dalla buona scuola, quello che può essere il ruolo degli enti locali in sinergia col MIUR e con le realtà del territorio per sostenere a volte anche a costo zero l'offerta formativa senza dover mettere tutto questo elenco di materie che si possono fare in più. Ecco, alcune cose si possono risolvere anche attraverso l'attuazione di norme che già esistono. E tante altre questioni che furono ritenute pilota e che ritrovo anche nelle proposte della buona scuola, come il progetto sull'integrazione. All'epoca ci occupammo del caso Pisacane, ci fu un grande dibattito sull'integrazione degli stranieri nelle scuole e sembrava sbagliato dire delle cose che invece con molta naturalezza oggi vengono affermate come se fossero novità dal sottosegretario Faraone, che parla della necessità di equilibrare le classi tra nativi italiani, immagino se avessi usato io questo termine, e bambini nati in Italia ma comunque stranieri, provenienti da famiglie straniere, e comunque tenuto conto della nostra legge sulla cittadinanza. Finalmente se ne parla in un certo modo, ecco, ovvio, perché a volte l'ideologia, gli scontri non servono per poi risolvere le questioni. Serve parlare invece di una questione che è ancora attuale, di mettere i fondi sull'L2 e di creare i presupposti per l'integrazione a partire dalla scuola. Tornando alla buona scuola, io ho sentito parlare di consultazione. Ecco, Fratelli d'Italia si è interessata da subito al documento della buona scuola e ha pensato di fare la prima cosa utile. Ho conosciuto molti di voi proprio in un incontro che abbiamo organizzato alla Camera a novembre con le rappresentanze delle categorie della scuola, perché veramente noi crediamo che su un settore così specifico non è possibile prescindere da questo confronto, e se si è, io credo, perso tanto tempo, 6-7 mesi fino adesso, e ancora non si presenta il disegno di legge, che se ne dica, perché alla conferenza stampa di Renzi aveva detto che si sarebbe incardinato il 17 marzo e che si doveva fare presto. Quindi io credo che se si è perso tempo, si è tornato indietro, ancora c'è tutta questa confusione, è perché non si è seguito l'unico metodo giusto, che è quello della concertazione, il confronto con le parti sociali e con le categorie. Tant'è vero che da quel primo confronto nacque poco dopo un primo comunicato di Fratelli d'Italia in cui andava ad evidenziare le prime criticità. Nella buona scuola c'era la questione si evidenziava che tutto questo documento era un po' un contorno di una questione fondamentale, era l'assunzione dei precari, che Renzi, che è molto bravo mediaticamente, sapeva che gli sarebbe arrivata questa infrazione europea e quindi in un certo modo pensava di prevenire con un suo progetto questa questione, dandogli una veste più nobile di riforma. E però anche lì c'era da capire quali precari, con quali criteri, e quindi da andare a verificare con quali fondi, e già la legge di stabilità ci dava l'idea di come si andavano a trovare questi fondi. Un'altra conferma di come si volevano trovare i fondi era la prima previsione del cosiddetto merito, che era l'abolizione degli scatti di anzianità. Ma io credo che nessun governo si è permesso di scrivere, io veramente, se ne sono stati di errori nel passato, ma scrivere che si aboliscono gli scatti di anzianità
e 2 su 3 li prendono quelli nuovi di competenza, e quello che non li prende era scritto in un documento governativo, doveva andare in un'altra scuola dove erano più somari per andarseli a procacciare. Io veramente penso che una, per molto meno, io penso che quasi veramente non so come avete fatto a non scendere in piazza già in quel momento. Imbarazzata al posto del Presidente del Consiglio, perché come si fa a dire che un insegnante che non prende lo scatto di competenza deve migrare in un'altra scuola per andarselo a procacciare entrando in competizione con gli altri professori? E quelle famiglie che sanno che stanno in una classe con il professore che non aveva preso lo scatto di competenza, che cosa avrebbero dovuto fare? Per fortuna su questa aberrazione sono tornati indietro. Anche noi pubblicamente l'abbiamo stigmatizzato e sono tornati indietro, ho sentito parlare insomma delle precedenti riforme male, io credo che il male di questo paese sia quello di sempre puntare tutto, si deve secondo me avere la capacità di creare un percorso in cui le cose buone, frutto anche della condivisione delle categorie, possano andare avanti. A me sembra che sulla questione del merito si sia tornati fondamentalmente sull'impianto Aprea, quasi sostanzialmente, soprattutto quando si cerca bene o male di affermare una cosa che all'epoca tutti erano d'accordo, che semmai il docente deve avere una progressione, un riconoscimento, deve avere una sua carriera dove la progressione anche economica viene associata a una progressione di status giuridico. Quindi io credo che la questione del merito è inaccettabile anche nella nuova prefigurazione del DDL della buona scuola, perché io non credo che la soluzione possa essere lasciamo gli scatti d'anzianità così i sindacati li teniamo buoni, e però riserviamoci questo pacchetto di 5% deciso dal dirigente su alcuni professori che prima è stato elencato dallo SNALS, in base a quale tante valutazioni dovrebbero scegliere questi docenti. Io credo che questa non sia la strada per promuovere il merito per i docenti, non è dignitoso per questa categoria, e che l'unica strada possa essere quella di ripensare alla carriera docente, dove ci possono essere delle differenti posizioni e nelle quali si ha l'opportunità di progredire, perché poi la questione di fondo anche di motivare il docente di avere una buona scuola è consentire a chi vuole entrare nella scuola di fare una prima scelta lavorativa e quindi di avere anche un'adeguata retribuzione, perché se rispetto agli altri paesi europei siamo gli ultimi, e sì, io credo che poi ne ricade anche sulla qualità della scuola questa questione della retribuzione. Quindi noi dobbiamo creare un percorso in questo senso. Tornando alle assunzioni, il governo Renzi quindi torna indietro dopo 6 mesi di annunci sulla buona scuola, e dimenticavo semplicemente, anche per rispondere in parte alla senatrice Puglisi, che il contorno del documentone sulla buona scuola, tra le novità c'era l'alternanza scuola-lavoro, che vorrei ricordare che è una novità introdotta da governi precedenti sulle quali il PD aveva fatto le barricate, adesso addirittura vengono invece aumentate le ore. Ben venga che ci sia stato un ravvedimento, anche se pure lì dobbiamo secondo me fare attenzione affinché ecco, la scuola non diventi un apprendistato, ma insomma la scuola deve rimanere, io credo, fondamentalmente un luogo di formazione critica dell'alunno, che deve acquisire una coscienza critica, la sua personalità, sulla quale si possono aggiungere poi le competenze tecniche. La scuola non deve rischiare di diventare troppo funzionale al mercato del lavoro, perché la scuola deve guardare alla formazione dei nostri figli, io ne ho 2, e quindi a volte queste leggi vengono fatte da chi non li ha, e quindi io penso che vada un po' fatta attenzione. Tornando alle assunzioni, noi di Fratelli d'Italia abbiamo anche già incontrato Giorgia Meloni, alcune rappresentanze dei precari, con molta preoccupazione, perché siamo coscienti che è un problema difficile e non si vuole fare demagogia su questo tema.
Però noi crediamo che nel momento in cui Renzi abbia proposto e promesso quindi la risoluzione dei problemi dei precari, che era la panacea di tutti i mali, quando poi, scusatemi quest'altro inciso, in conferenza stampa dopo 7 mesi si accorgono che non serviva eliminare completamente le supplenze, perché forse hanno studiato un po' di più, hanno scoperto che su alcune materie non si copriva il fabbisogno, l'ha detto pure il ministro. Ecco, le assunzioni sono escluse, io non credo alle rassicurazioni della senatrice Puglisi sulla seconda fascia d'istituto, perché non è vero che continueranno a lavorare così tanto. Io credo che quelli della seconda fascia, quelli che hanno soprattutto che in questo periodo stanno anche finendo i tirocini formativi attivi, questa secondo me viene sentita veramente come un'ingiustizia da queste persone che praticamente stanno facendo quasi un concorso, una prova scritta, una prova orale, una formazione che costa dei soldi non pochi. Quindi io credo che per loro, per queste situazioni, si devono proporre degli emendamenti, dei cambiamenti, perché devono anche loro essere assunti. Quindi in qualche modo si deve andare a prefigurare magari un piano pluriennale, però è una questione che va affrontata. E io penso che non ci sia chiarezza nemmeno da parte del governo, perché se aveva le idee chiare, ecco, affrontava questa questione col decreto legge, perché fare il disegno di legge è stato per me una missione di difficoltà, perché poi stanno venendo troppi poli a tappeti. Non voglio rubare tempo, dico altre solo 2 cose. Io credo che sulla questione del bonus docenti, ne ho già parlato del merito, anche del voucher, anche qui, io non credo che il mondo della scuola abbia bisogno degli 80 euro come dipendenti per poter pensare che questo governo abbia attenzione. Io credo che questi 500 euro dovevano tutti sommati andare alle scuole che avevano la capacità, se crediamo all'autonomia, di fare percorsi di formazione, di fare progetti, di andare a gratificare quella parte docente, invece di creare un provvedimento che, guarda caso, anche nella procedura, come per gli 80 euro, vedrà la firma e il foglio di Matteo Renzi che regala ai docenti 500 euro. Io penso che i provvedimenti debbano essere un po' più seri, e comunque ci rivedremo in Parlamento, perché vogliamo continuare questo confronto con le categorie. Grazie. Grazie. Grazie.